Buonasera a tutti, io sono Sara Zerisi e a mio fianco c'è Sara Roncaglia. Vi dirò tra un attimo chi siamo e vi anticipo però prima come intendiamo condurre questo incontro, perché noi vi racconteremo brevemente chi siamo e invece in modo proprio approfondito come lavoriamo, quindi non solo i nostri progetti ma come abbiamo lavorato a questi progetti. In particolare ci soffermeremo sulla metodologia, le domande di ricerca e alcuni riferimenti teorici di cui poi troverete anche nel materiale che vi hanno anticipato dell'Apsus, riferimenti bibliografici che possono essere utili magari anche per questo lavoro finale che dovrete realizzare. Vi faremo poi vedere alcune selezioni, alcuni montaggi della nostra ricerca sul campo, quindi vi faremo vedere anche dei filmati alla fine dell'incontro e lasceremo poi lo spazio per eventuali domande o commenti sulle cose che ascolterete. Allora, come vi dicevo, innanzitutto ci presentiamo. Noi siamo due ricercatrici indipendenti, siamo socie fondatrici dell'associazione A Voce, di cui in questo momento vedete il sito. Vi segnalo che abbiamo anche una pagina Facebook che poi magari condividere attraverso quella dell'associazione Lapsus. Siamo in questo momento peraltro a sinistra presso questo dipartimento con una ricerca che stiamo svolgendo coordinata proprio da Roberta Garruccio sulle dismissioni a Sesto San Giovanni. Quindi ci occupiamo di lavoro, non solo di lavoro contadino e lavoro agricolo, ma anche di lavoro industriale e operaio. La ricerca che stiamo svolgendo adesso è proprio su questo. Però oggi vi parleremo invece di un lavoro che l'associazione A Voce, che è appunto questa associazione di una sorta di studio associato di ricercatrici, conduce ormai dal 2010, quindi qualche anno che stiamo lavorando su questi temi del lavoro agricolo. Quindi diciamo una visione un po' di più di lungo periodo. Confezionata, diciamo, costruita attraverso piccole ricerche, alcuni segmenti di ricerche. Erika vi ha accennato quella sul Parco Sud, ma come vedete vi parleremo anche di altri territori, di altre geografie. Allora, in particolare vi raccontiamo appunto queste indagini che stiamo facendo sull'agricoltura di montagna e sull'agricoltura periurbana invece. Come vedrete anche dalla slide che abbiamo in questo momento a disposizione, noi in questi anni abbiamo raccolto in particolare 5 differenti progetti con 5 diverse istituzioni, quindi con una pluralità di ricerche e anche di istituzioni coinvolte. Il primo progetto è proprio quello che accennava Erika, gli imprenditori agricoli in Lombardia, saperi e pratiche delle relazioni del cibo nel Parco Agricolo Sud Milano, che è stato svolto insieme al Consorzio Cuccagna, alla Regione Lombardia, nell'ambito del REIL, che è il registro delle eredità immateriali lombarde. Sempre nell'ambito del REIL abbiamo realizzato una ricerca invece sulla Valle Olona e nell'indice che poi vi farà girare Erika troverete anche un saggio scritto da me insieme a Bianca Pastori, che è un'altra antropologa che ha lavorato con noi, invece sulla Valle Olona, quindi sulle sponde del fiume invisibile, memorie e tradizioni intorno a mulini, agricoltura e industria della Valle Olona. Un altro progetto realizzato in particolare proprio da Sara Roncaglia insieme a Bianca Pastori è Agricoltrici per scelta, etnografie di lavoro delle produttrici agricole di montagna nella provincia di Como, come vi dicevo diverse geografie, cioè questo è proprio uno spaccato sull'agricoltura di montagna e sul lavoro femminile, quindi le donne al lavoro. Un altro progetto coordinato direttamente da Sara Roncaglia sulla produzione del vino in Val Boschiavo, sempre insieme alla Regione Lombardia. E infine Food People, che è un progetto che stiamo realizzando insieme al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, peraltro verrà presentato proprio tra un paio di settimane, quando il museo inaugura questo nuovo padiglione dedicato proprio al cibo, in occasione di Expo, e potrete vedere quindi nell'allestimento museale alcune delle interviste che noi abbiamo realizzato per questo progetto. E qui tocco un altro punto, vi abbiamo parlato di pluralità di progetti ma anche e quindi di soggetti e istituzioni coinvolte, ma anche pluralità di esiti culturali, perché attraverso il lavoro di ricerca che noi svolgiamo appunto ci troviamo a produrre anche appunto esiti differenti che vanno appunto dall'allestimento museale alla produzione di videodocumentari alla invece stesura di saggi più tradizionali o anche materiale multimediale, quindi
creazione di siti internet e appunto saggi o volumi come quelli che vi abbiamo toccato questa sera. Infine, un ultimo dettaglio per capire meglio chi siamo, anche una pluralità di soggetti al lavoro, cioè noi stesse siamo appunto un collettivo che lavoriamo appunto in gruppo, in staff, e un collettivo fatto da professionalità molto diverse, perché io sono una storica che si occupa in particolare di storia del lavoro e storia orale, Sara è una storica ma con anche un dottorato in antropologia, quindi in realtà si occupa proprio di antropologia del lavoro e antropologia culturale. Insieme a noi lavorano a seconda appunto con geometrie variabili, però quasi sempre lavorano anche un regista e una montatrice video, perché come vedrete noi lavoriamo soprattutto con il video, un fotografo hanno lavorato negli anni anche invece un'archivista catalogatrice, quindi che si occupa in particolare della conservazione delle fonti audiovisive che noi raccogliamo, e un urbanista, esatto, in questo momento sta lavorando un urbanista, quindi proprio a seconda dei progetti costruiamo anche staff multidisciplinari. Ha lavorato un agronomo in passato proprio su questi lavori sul Parco Sud, proprio perché il nostro tentativo è quello di provare anche a tenere, non solo raccogliere voci plurime, quindi ascoltare molte persone, diverse persone, ma anche ascoltarle e osservarle con occhi e orecchie diverse, quindi con la capacità di dialogare con discipline diverse. Almeno ci proviamo, questa è un po' anche la parte poi crediamo più interessante e più divertente del lavoro che facciamo, è proprio quella anche di contaminarci con professionalità diverse. In questo momento io invece vi farò un affondo un po' su quello che è un po' il mio specifico, cioè la storia orale. Proverò a dirvi in modo molto sintetico e molto per titoli, per cui mi scuso se sarà un po' a slogan, però credo che sia inevitabile in un incontro contenuto come questo, ma siamo poi a disposizione, tanto io quanto Sara, per eventuali approfondimenti o dettagli anche bibliografici. Vi provo a spiegare cos'è la storia orale, perché non so quanti di voi ne sappiano qualcosa, e spero con i dettagli che vi daremo oggi su storia orale e antropologia magari di avere qualche curiosità vostra di ricerca e di lavoro. Vi dicevo, andrò un po' per slogan, per titoli. Vedete in questa slide tre punti fondamentali, che sono i tre punti che vorrei mettere a fuoco nel provare a spiegarvi che cos'è la storia orale e cosa vuol dire fare storiografia attraverso le fonti orali e le fonti audiovisive, perché ribadisco, noi lavoriamo con il video. Allora, la prima cosa fondamentale è proprio quella di tenere presente che stiamo parlando di interviste. Non a caso lo vedete scritto alla Portelli, cioè con il termine, con l'evidenza dell'etimologia, cioè una enfatizzazione dell'etimologia interviste, quindi un incrocio di sguardi, come appunto dice Sandro Portelli, che è uno dei padri fondatori della storia orale in Italia e che troverete peraltro in bibliografia citato più volte. Cioè la fonte orale come fonte relazionale e la storia orale come arte dell'ascolto e della relazione. Cioè la cosa fondamentale del nostro modo di lavorare è proprio quello che il lavoro sul campo è fondamentalmente una relazione, è un incontro tra persone, tra il ricercatore e il ricercato, i ricercati, tra i ricercatori e i ricercati nel nostro caso, perché ribadisco la pluralità del nostro lavoro. Ed è un incontro che trasforma reciprocamente, tanto noi che ascoltiamo quanto loro che si raccontano. Vorrei qui leggervi proprio un passaggio online, perché lo potete ritrovare sul sito dell'AISO, che è l'Associazione di Storia Orale, magari poi vi diamo anche il riferimento puntuale. Sandro appunto dice: la storia orale è un'arte, oltre che dell'ascolto, della relazione. La relazione fra persone intervistate e persone che intervistano, un dialogo. La relazione fra il presente di cui si parla e il passato di cui si parla, la memoria. La relazione fra il pubblico e il privato, tra l'autobiografia e la storia. La relazione fra l'oralità della fonte e la fonte e la scrittura dello storico. A differenza della maggior parte dei documenti di cui si avvale la ricerca storica, infatti, le fonti orali non sono reperite dallo storico, ma costruite in sua presenza, con la sua diretta e determinante partecipazione. Si tratta dunque di una fonte relazionale in cui la comunicazione avviene sotto forma di scambio di sguardi, di intervista, di domande e di risposte, non necessariamente in una sola direzione. L'ordine del giorno dello storico si intreccia con l'ordine del giorno dei narratori. Quello che lo storico desidera sapere può non interamente coincidere con quello che le persone intervistate desiderano raccontare.
come vedrete su queste cose poi torneremo anche in seguito parlandovi meglio del nostro modo di lavorare. E quindi credo che già con questo affondo un po' su cosa vuol dire lavorare con questo tipo di fonti, possiate già rendervi conto che questo tipo di lavoro è un lavoro molto impegnativo e soprattutto con un tempo prolungato, con un tempo dilatato, cioè ha bisogno di tempo. Ha bisogno di un tempo sufficiente per creare queste relazioni, quindi non solo per noi per prepararci a questi incontri, per studiare il tema su cui andiamo ad indagare anche attraverso queste fonti, ma proprio per costruire questa relazione con le nostre fonti e per costruire una relazione di fiducia che in realtà non si esaurisce poi nel momento dell'incontro, nella mezza giornata di lavoro, dell'intervista, delle storie di vita che noi raccogliamo, ma ha un prima e un dopo, che agiscono poi con il nostro lavoro, interagiscono con il nostro lavoro. E questo proprio perché per costruire l'osservazione partecipante, quindi il dialogo e la relazione tra le persone, ci sono appunto tutta una serie di tempi e di modalità che devono essere attivate dal ricercatore e dalle persone che incontra. Avere il tempo poi di filmare, di fotografare, di riprendere non solo le persone che incontriamo, ma anche gli spazi, gli strumenti di lavoro, i prodotti del loro lavoro. In particolare parlando di lavoro agricolo, quindi di un lavoro che ha una relazione diretta con uno spazio, con il terreno, con l'ambiente in cui agiscono gli operatori che andiamo ad intervistare. Il secondo punto su cui vorrei soffermare la vostra attenzione invece è la valorizzazione della parola e i tre tempi della fonte. Già prima abbiamo assentito nelle parole di Sandro Portelli il passato, presente e durata. Cioè la fonte orale, nella fonte orale del nostro lavoro si intrecciano questi tre livelli diversi che sono appunto, ancora una volta, come ben sintetizza Sandro Portelli, che dice: quando lavoriamo con le fonti orali dobbiamo tenere insieme tre fatti distinti. Un fatto del passato, l'evento storico che noi andiamo a indagare. Un fatto del presente, cioè il racconto che viene fatto dall'intervistato oggi, in questo tempo. E un fatto di relazione e di durata, cioè il rapporto che esiste e che è esistito tra questi due fatti, cioè tra quello che è successo e come viene ricordato oggi. E quindi lui sottolinea un altro aspetto davvero interessante e che spiega forse anche perché noi lavoriamo con questa squadra un po' promiscua. Il lavoro dello storico orale include la storiografia in senso stretto, il lavoro sulle fonti, il lavoro sul contesto e quindi la ricostruzione del passato, l'antropologia culturale, la psicologia individuale, perché è un lavoro appunto di affondo nella storia individuale, nella soggettività e quindi nel percorso di ogni persona che incontriamo. E Sandro, che è in realtà un storico della letteratura americana, quindi lavora soprattutto sui testi formalizzati, dice anche una critica testuale, cioè un'analisi e interpretazione del racconto. Ma tutti noi, lavorando con le storie di vita, lavoriamo con racconti, con narrazioni e rappresentazioni, quindi anche questo aspetto di interpretazione del testo è fondamentale nel nostro lavoro. Infine, ultimo aspetto da sottolineare del nostro lavoro è che la fonte orale è una fonte storica e quindi c'è tutta una parte di produzione e gestione della fonte orale e di conservazione quindi anche della fonte orale. Perché appunto nel momento in cui noi siamo convinti, facendo questo lavoro, che anche l'intervista è una fonte storica e diventa quindi un documento storico, è molto importante costruire in modo corretto il processo di produzione di questa fonte, che è una fonte che produciamo noi nel presente. E quindi deve essere poi tale, per essere una fonte storica, deve essere accessibile, interrogabile e verificabile da soggetti terzi anche estranei alla ricerca per cui questa è nata. Quindi nello specifico di Avoce, ad esempio, noi abbiamo attivato una sorta di convenzione con Regione Lombardia, con l'AES, l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia, abbiamo aperto presso quell'archivio, che è un archivio che conserva soprattutto materiali appunto sonori e audiovisivi, una sorta di fondo appunto di conservazione del materiale che noi produciamo. È un fondo aperto, perché è un fondo che si costruisce ricerca dopo ricerca. Noi questa cosa la diciamo sempre anche alle persone con cui lavoriamo, alle istituzioni con cui lavoriamo e alle persone che andiamo ad intervistare, proprio perché sia trasparente e chiaro il processo di produzione di questa fonte. E nel produrre le interviste non è sufficiente accendere un audioregistratore o una videocamera, ma c'è tutto anche un percorso di costruzione, in particolare il fatto di costruire anche del materiale di corredo, delle schede, della documentazione che si affianca
alla fonte che è poi la registrazione che noi effettuiamo. Un materiale in cui noi andiamo ad inquadrare qual è il progetto, qual è il contesto in cui abbiamo prodotto questa, questa fonte, i dati sugli intervistati ma anche sull'intervistatore, sullo staff di lavoro, quindi i dettagli anche su chi, perché una cosa che non abbiamo tempo oggi di approfondire, ma in quanto fonte relazionale e dialogica, la fonte è coprodotta, cioè è prodotta dall'intervistatore e dagli intervistati, quindi ha una duplice, diciamo, sono diversi produttori presenti, quindi è importante avere informazioni di contesto su tutti questi soggetti coinvolti, informazioni sul contenuto ed eventuali materiali di corredo allegati, se noi raccogliamo fotografie o altra documentazione, depine o altra documentazione che si raccoglie durante l'intervista viene poi conservata nell'archivio. A questo punto vi lascio invece, passo la parola a Sara che vi parlerà appunto dell'aspetto, diciamo, più legato alla metodologia dell'etnografia e dell'antropologia. Come ha ben descritto Sara, noi lavoriamo in team, lavoriamo insieme e questo lavorare insieme comporta una lunga riflessione sui nostri strumenti. Saremo molto brevi nel dirvi come lavoriamo, ma crediamo che sia utile dirlo proprio perché il materiale prodotto, i progetti che nascono da queste rielaborazioni sono il frutto delle nostre metodologie e dei, come dire, degli incroci che abbiamo fatto con le metodologie che mettiamo in atto. E l'etnografia, sarò sintetica, forse qualcuno qui ha avuto già modo di utilizzare questa metodologia, di sentirne parlare o di frequentare un corso di antropologia culturale, la intendiamo nei nostri progetti di ricerca essenzialmente come un'attività di campo, quindi vuol dire andare sul campo, stare con le persone, guardare gli oggetti, guardare gli spazi, passare un tempo della vita con queste persone, un tempo condiviso senza, voglio dire, anche mitizzare troppo il fatto di stare sempre con i soggetti studiati, anche perché spesso anche loro non è che ci vogliono sempre intorno, quindi dobbiamo in qualche modo anche come dire, condividere e negoziare i tempi di presenza dei ricercatori sul terreno di campo. E vuol dire quindi fare, come diceva Sara, osservazione partecipante, il che magari vuol dire anche partecipare all'attività di raccolta, alle attività proprio agricole, sempre se ci permettono e se ci danno la possibilità di farlo. E in quel momento di utilizzare non soltanto l'intervista in profondità, come facciamo per poi la documentazione, ma anche tutto quello che è un corredo di parole in libertà, di parole che comunque esulano, se vogliamo, anche da un momento più formalizzato come quello che poi va a finire nella documentazione e negli archivi. Tutte queste parole, descrizioni e a volte soprattutto silenzi, perché spesso abbiamo visto anche che nel lavoro agricolo molto più diciamo della descrizione di ciò che sta succedendo c'è il gesto, il saper fare, e questo saper fare diventa particolarmente importante guardarlo, vederne i cambiamenti, quindi magari interrogare su ciò che c'era prima, e questo la storia orale ci aiuta moltissimo a capire quali sono le evoluzioni della tecnica, e il video ci aiuta moltissimo perché spesso attraverso il video possiamo dare in maniera più immediata gli aspetti performativi di una cultura materiale, e questo è, come dire, è utile ma non è privo poi di complicazioni. L'immediatezza per esempio del video, che può sembrare problematica, invece poi ha tutta una serie di questioni legate appunto allo sguardo, che tipo di sguardo si utilizza, a che tipo di negoziazione degli sguardi c'è tra chi si fa guardare, chi si fa riprendere, oppure i ricercatori stessi che sono in campo e che quindi vengono ripresi insieme ai soggetti che studiamo. Ma l'etnografia è anche uno sforzo intellettuale, un paradigma, ovvero possiamo dire che è parte di una lunga tradizione intellettuale che cerca progressivamente di distaccarsi da tutto quello che sono i principi positivisti, ovvero, lo diciamo in modo molto semplice, ma pensare che i fatti esistano di per sé
e che si manifestino di per sé e che invece non abbiano bisogno di un lavoro di interpretazione da parte di chi, come dire, li performa, li fa, e da parte anche di chi li raccoglie e li descrive, ne fa una descrizione, si dice spesso, una descrizione spessa. E infine, forse quello che in questi anni mi ha, parlo personalmente, ma mi ha maggiormente, parlo personalmente, ma so di parlare per tutto il gruppo di ricerca, mi ha maggiormente coinvolta, che è quello dell'etnografia come stile narrativo, ma anche proprio come lavoro riflessivo. Quello che diceva Sara, il fatto di lavorare in un team con persone che hanno anche come dire, tradizioni professionali, accademiche diverse, io stessa venendo da, come dire, due mondi che io reputo estremamente complementari, ma a volte non è così semplice farli incontrare, quindi storia, in particolare storia orale e antropologia, la riflessività che i ricercatori mettono in atto quando utilizzano le proprie tecniche di ricerca, poi, come dire, entra in un confronto dialettico interessante, forse è la cosa più interessante, con la riflessività degli attori stessi. Spesso quando io ho incontrato i primi, quando abbiamo incontrato i primi agricoltori nelle nostre prime lavori sul campo, ci siamo veramente stupite in maniera, direi, un po' anche con una certa innocenza come dire, teorica, ci siamo veramente stupite delle persone che incontravamo, del grado di capacità di confrontarsi con i grandi temi, per esempio, del mondo, ma anche con i grandi, con una grande maestria nel raccontarci le loro cose, nel raccontarci le loro professioni, nel raccontarci il loro lavoro e i cambiamenti del loro lavoro. Quindi questo sguardo riflessivo che noi utilizziamo con noi stessi, sulle nostre metodologie, come dire, spesso è il veicolo più interessante per entrare anche in contatto con la riflessività degli attori stessi. Questo è un po' un preambolo che abbiamo fatto perché ci volevamo farvi veramente capire quanto anche riflessione c'è dietro la raccolta delle testimonianze, dietro il lavoro di ricerca che facciamo. Ora entriamo un po' più nella ricerca e nei riferimenti teorici che abbiamo utilizzato per portare avanti la ricerca. E sono stati tanti. Nel materiale che vi abbiamo dato vedrete una sfilza veramente di lavori, di fonti diverse sull'agricoltura, in particolare sull'agricoltura lombarda, ma non solo, perché poi l'agricoltura lombarda, come dire, è all'interno di un incrocio di traiettorie dell'agricoltura globale che la rende particolarmente interessante e viva anche da questo punto di vista. E quindi una pluralità di approcci teorici, ma perché ne abbiamo scelti due, tutti quelli che potevamo trovare ne abbiamo scelti due. Uno di un sociologo rurale che è Van der Ploeg, che ha scritto appunto I nuovi contadini, le campagne, le risposte alla globalizzazione, e che abbiamo anche potuto incontrare all'Istituto Cervi di Reggio Emilia quando è venuto a raccontare delle sue ricerche. Van der Ploeg è stato moltissimo in Italia, ha lavorato quando ancora era uno studente, un giovane studente, ha lavorato nella campagna emiliana sul parmigiano reggiano, poi praticamente in quasi tutti i contesti rurali del mondo, ma diciamo parla anche un buonissimo italiano con un accento emiliano che insomma è particolarmente gradevole, sai, ce l'ha reso anche molto vicino. Ma Van der Ploeg ci dice delle cose interessanti su cosa sta succedendo oggi, nell'agricoltura oggi. Perché, come vi dirà Sara, diciamo, quello che noi abbiamo riscontrato, che i nostri testimoni, le persone che abbiamo incontrato, quindi persone diverse, agricoltori, imprenditori agricoli, poi capiremo bene le distinzioni anche che ci sono tra contadini, imprenditori agricoli, nuovi contadini, ma queste persone soprattutto abbiamo cercato di capire cosa succede negli ultimi 15 anni, cioè dagli anni 90, dagli anni 95 ad oggi, che cosa è cambiato nell'agricoltura lombarda, quali sono state le strategie produttive che gli agricoltori hanno messo in campo, quali sono state la diversificazione dei canali di vendita, insomma cosa c'è di nuovo che noi non conoscevamo e che invece ci hanno raccontato così bene. E per però partire dalle parole dei testimoni abbiamo bisogno anche di avere dei riferimenti su cosa sta succedendo nell'agricoltura intorno al mondo, e Van der Ploeg l'ha fatto molto bene e ha individuato tre principali traiettorie di sviluppo.
E queste, a queste tre principali traiettorie si corrispondono poi delle pratiche agricole, dei tipi di azienda, delle pratiche di lavoro molto diverse. E la prima, appunto, quella che lui individua nella tendenza all'industrializzazione, ovvero Van der Ploeg dice che nell'agricoltura mondiale c'è una forte tendenza all'industrializzazione che è caratterizzata da un'agricoltura capitalistica. Che cosa vuol dire? Che impiega specialmente e soprattutto forza lavoro salariata, che ha un'ampia rete di imprese agricole mobili e che produce una forte pressione sui sistemi locali e sistemi regionali. Poi ci dice anche che c'è, come dire, una sorta di, possiamo dire anche contrapposizione, di specchio a quello che sta succedendo alla tendenza all'industrializzazione, una dimensione invece del mondo contadino, con dei processi di ricontadinizzazione. E questo significa piccole unità, piccole o medie unità familiari, di solito la proprietà della terra. Le persone che vivono e che hanno delle piccole aziende di solito possiedono anche la terra. Nei nostri lavori di campo abbiamo la maggior parte degli agricoltori che abbiamo incontrato possedeva la terra o l'aveva ereditata. Pochissimi, anzi forse li possiamo contare su due, diciamo delle 30-35 interviste che abbiamo raccolto, non avevano il possesso della terra e non l'avevano ereditato. Quindi questo ci dice moltissimo di cosa, quali sono anche i canali di trasmissione poi del lavoro agricolo. Una produzione destinata al mercato, alla riproduzione dei fattori aziendali e al sostentamento della famiglia. Quindi la riversione del mondo contadino ha anche queste caratterizzazioni. E Van der Ploeg dice anche un'altra cosa, dice che è un'espressione moderna della lotta per l'autonomia e la sopravvivenza. E questo lo vede in particolari in contesti extraeuropei, sta pensando soprattutto dove ha fatto ricerca in Sud America o in alcune zone anche dell'Asia, penso particolarmente all'India anche, dove la piccola proprietà diventa anche una modalità di resistenza nei confronti invece di un accentramento, di un latifondo molto, molto pronunciato. L'ultimo processo che Van der Ploeg vede a livello mondiale, soprattutto in paesi come l'Africa e come l'Europa dell'Est o le zone rurali vicino alle città, ma questo non vale per il nostro parco agricolo sud, che è veramente una delle zone più importanti, il parco agricolo più grande d'Europa, l'abbandono delle terre, quello che lui chiama la disattivazione delle terre, che Van der Ploeg però dice non lo vede in modo negativo o perlomeno la vede come una strategia imprenditoriale dei contadini, degli agricoltori che non riescono più a sostenere proprio per le speculazioni fondiarie e l'abbassamento dei prezzi delle derrate agricole, non riescono più a sostenere il lavoro agricolo e quindi lo abbandonano. Questa parte è particolarmente interessante per uno dei casi che vi faremo vedere, di cui vi ha accennato Sara, l'ultimo progetto che stiamo portando avanti adesso e che speriamo di portarlo avanti nei prossimi anni, è sugli agricoltori non comunitari in Lombardia. Questi agricoltori non comunitari provengono da quelle zone dove c'è stata una disattivazione delle terre e quindi vuol dire una disattivazione, un abbandono delle pratiche agricole e quindi, come dire, dei saperi che non esistono più, che però arrivano qui, dove c'è una commistione tra lavoro agricolo, diciamo, se possiamo usare una parola così, tipicamente lombardo, e invece poi pratiche che provengono dal Marocco, nel caso l'abbiamo incontrato un mungitore marocchino, ma non so, molti dell'Europa dell'Est, alcuni imprenditori agricoli cinesi, alcuni salariati che lavorano molto per esempio nell'allevamento delle vacche, penso a SIC, quindi come dire, un mondo composito che abita le nostre campagne e che sarebbe bello, di cui sarebbe bello sapere molto di più. Questo è uno dei testi e nel caso in cui, come ha detto giustamente Sara, noi adesso stiamo veramente riducendo all'osso molte cose. Se vi interessa maggiormente questo argomento, siamo disponibili per in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, email, eccetera. L'altro invece libro, che è più attinente proprio all'antropologia, fa un discorso veramente complesso. È di Michael Kearney, che si chiama Reconceptualizing the Present, Anthropology in Global Perspective. E
Perché ho scelto questo libro tra i molti che si occupano sicuramente di antropologia rurale? Intanto perché Kearney ci fa vedere come la figura del contadino sia stata, come l'antropologia, scusate, culturale abbia utilizzato la figura del contadino all'interno dei propri studi, e lo fa criticamente però attraverso un lavoro di revisione della letteratura precedente, della letteratura antropologica precedente al suo lavoro, ma lo fa anche in un modo che secondo me è il modo, come dire, più ricco poi di fare etnografia e antropologia, quello di unire, come dire, la storia e l'etnografia e l'antropologia culturale. Ovvero cosa fa? Kearney ci fa vedere quali sono tutti i processi storici entro cui gli antropologi si sono trovati, che sono essendo di solito soprattutto antropologi del mondo, come dire, possiamo dire occidentale, per dare una definizione molto ampia e anche, come dire, fortemente criticata, come nei diversi momenti gli antropologi abbiano utilizzato la figura del contadino per una serie di istanze, e come la storia stessa e le politiche poi che sono state adottate nei confronti dell'agricoltura abbiano risentito anche di questi dibattiti di carattere antropologico. Ho scelto cinque punti molto che vorrei evidenziare in modo molto sintetico. Uno è appunto quello che vi dicevo prima. A un certo punto, come dire, l'antropologia incontra il contadino, lo incontra relativamente tardi. Io sto volutamente utilizzando una parola in modo molto, come dire, molto sintetico, quella ovvero di contadino, che invece avrebbe bisogno veramente di molta più, come dire, riflessione teorica, però. Lo incontra tardi, e lo incontra in un momento preciso, lo incontra nel momento in cui quello che era sempre stato il suo soggetto, come dire, che rappresentava, possiamo dire, l'alterità radicale, ovvero il primitivo, entra in una fase di crisi. Quindi possiamo dire che il contadino, anche se non in modo, come dire, completo, va a sostituire la figura del primitivo. Ma la sua diversità è una diversità, come dire, meno radicale di quella del primitivo, molto più prossima a quelli che sono, per esempio, i luoghi in cui gli studiosi stessi facevano ricerca. Magari molti studiosi provenivano anche da contesti rurali. Però questa figura è stata spesso, come dico, un soggetto fuori dalla storia, cioè è stata, come dire, caratterizzata da una serie di elementi, da una serie di descrizioni che sono diventate descrizioni universali e che ancora oggi ci portiamo dietro in qualche modo e con cui dobbiamo fare i conti. Per esempio, il fatto che come si fa a definire un contadino? Il contadino è tendenzialmente, secondo anche questa visione piuttosto stilizzata, è colui che possiede la terra. E quindi, mentre invece ad oggi vediamo che molti agricoltori non possiedono la terra, che lavora principalmente per la produzione agricola, ma come? Lavora principalmente per la sussistenza e non invece per un mercato fuori dalla propria unità, vogliamo dire aziendale, familiare, quindi non per il reinvestimento. Quindi la stilizzazione che ne è stata data aveva queste caratteristiche principali. Quando, come dire, quando questa stilizzazione inizia a avere anche una serie di ripercussioni politiche anche nella nostra, come dire, in Europa, non soltanto fuori dai confini europei, soprattutto durante la Guerra Fredda, quando, come dire, il contadino diventa uno dei baluardi del comunismo. E quindi questo baluardo doveva essere, come dire, soggetto a una strategia del contenimento. Non a caso, in quegli anni, come dire, si mettono a punto, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una serie di strumenti che poi andranno a essere così importanti per quello che verrà chiamata la rivoluzione verde. Non a caso è chiamata rivoluzione verde, per scongiurare la rivoluzione rossa. Quindi quello che prima era la differenza dovuto a tratti di immanenza oppure a tratti di arcaicità, diventa invece, come dire, entra sotto una nuova luce, che è quella del sottosviluppo.
Cioè, l'agricoltore, il contadino, deve essere portato dentro la storia, attraverso un processo di modernizzazione che ne cambi le pratiche, ne cambi la soggettività, ne cambi le identità. Quando iniziano a cambiare le cose, possiamo parlare anche di una. Quando iniziano a cambiare le cose? Iniziano a cambiare dagli anni 80, quando anche l'antropologia, che era stata fortemente cooptata in questi progetti di sviluppo, in cui, come dire, molti antropologi hanno visto anche nel sottosviluppo e nei development studies un'idea di, vogliamo, di progresso positivo, non più unilinerare, non più fortemente stilizzato, ma di progresso positivo, e anche per togliersi quel senso di colpa di aver fatto parte di processi e di progetti coloniali e imperialistici. È quando negli anni Ottanta finalmente si inizia a ragionare non più in termini contrapposti tra noi e un loro, e quando l'idea del contadino acquista una stratificazione. Kearney parla di diversificazione. Io ho voluto utilizzare un'altra parola, che è l'intersezionalità, che in realtà è una parola, una teoria che è stata elaborata dalle femministe afroamericane negli anni 70, e che perché gli studi sulla contadinità, sull'antropologia rurale e gli studi sul femminismo hanno una serie di punti di contatto che possono essere, si possono spiegare in altre sedi. Ma volevo soltanto darvi un accenno. L'idea quindi che il soggetto, la contadinità, sia un soggetto stratificato, plurimo, quindi ci sono agricoltrici donne, quindi con differenze di genere, ci sono agricoltori e agricoltrici che fanno parte di diverse classi sociali, c'è tutto il tema dell'etnicità, quindi legato a diversi contesti di provenienza. Quindi non un soggetto monolitico, ma un soggetto che in sé racchiude una diversificazione e una differenziazione. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni, che abbiamo fortemente riscontrato nelle nostre ricerche, è invece l'emersione di quello che viene chiamata la post-contadinità, ovvero l'emersione, come possiamo dire, di un'idea diversa dell'agricoltore, che non ha più a che fare con il possesso della terra, ma a che fare con un'idea di transnazionalità, quindi di reti di agricoltori che si incontrano, che stanno insieme, che si pongono come attori, io li chiamo i nuovi soggetti culturali globali, perché dalle loro riflessioni si evince quanto, come dire, il loro ruolo sia così importante per tutti i temi che attraversano la nostra contemporaneità e che sono parte, spero, del discorso di Expo, quindi non so, l'ecopolitica, i diritti umani, il land grabbing di cui ha parlato l'altra, in un'altra lezione è stato accennato, quindi tutti i temi etici che hanno a che fare con chi siamo noi oggi e che cosa vogliamo dal nostro futuro. Quindi in questo senso questi due riferimenti ci sono sembrati molto importanti, perché da un lato ci davano un'idea di che cosa stava succedendo a livello globale da un punto di vista delle agricolture, come giustamente sottolinea Van der Ploeg, però anche di una riflessione critica su come noi utilizziamo gli strumenti con cui lavoriamo e con i quali andiamo a raccogliere le testimonianze degli agricoltori stessi. Adesso magari possiamo partire meglio dalle domande di ricerca e dal lavoro di campo. Esatto, dovremmo provare a sintetizzarvi, visti questi riferimenti teorici, che domande, cosa ci siamo chieste, quindi cosa siamo andati ad indagare con questo lavoro sul campo. Tenendo presente che noi siamo partiti da un presupposto che sarà già accennato e sul quale torneremo, che è quello che proprio a partire dagli anni 50 si assiste anche in Lombardia, anche nei territori che noi siamo andati a studiare, alla rivoluzione verde, quindi a questo processo di industrializzazione e meccanizzazione dell'agricoltura. Dell'agricoltura e di tutta la filiera della produzione agroalimentare. Questa cosa è fondamentale, è un presupposto fondamentale, imprescindibile, perché ha determinato una profonda trasformazione delle pratiche di lavoro e delle identità dei lavoratori e delle lavoratrici che noi siamo andati appunto ad ascoltare. E proprio questo noi abbiamo provato a chiederci, cioè come negli ultimi 15-20 anni sono cambiate e stanno cambiando le pratiche di lavoro e come queste e come insieme cambiano le identità dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sottolineo questo insieme proprio perché noi abbiamo cercato, partendo appunto da queste sollecitazioni teoriche, da queste letture che sono un po' alla base del nostro lavoro, di tenere insieme questi due aspetti, cioè pratiche e identità. Ritorneremo anche dopo, sperando di essere magari un po' più chiara e di precisare alcune cose. Proprio perché secondo noi non sono scindibili, sono l'uno il riflesso dell'altra e quindi delle nostre domande, cioè le abbiamo interrogate insieme, le abbiamo indagate insieme e quindi noi siamo andati appunto su quei territori di cui vi abbiamo accennato, cioè Parco Agricolo Sud Milano, la Val Boschiavo, la Valle Olona e le montagne comasche, siamo andati appunto ad incontrare imprenditori agricoli, contadini, salariate, perché ripeto anche sottolineiamo questo aspetto di uomini e donne, perché abbiamo cercato di intervistare sia uomini che donne, chiedendo loro appunto come è cambiato il loro modo di lavorare, come si sono trasformate le produzioni agricole, qual è stato l'impatto sui territori, come sono cambiati questi territori, quali sono le pratiche tradizionali che si sono conservate o che si sono riscoperte. E quali sono anche appunto le pratiche tradizionali che arrivano da questa economia globalizzata, perché negli ultimi 20 anni con la globalizzazione abbiamo anche questo tipo di interazione tra un dentro e fuori anche non troppo vicino, ma molto lontano. E abbiamo appunto, diciamo, alla base del nostro lavoro ci sono proprio queste narrazioni, queste rappresentazioni del loro lavoro. Una cosa che abbiamo riscontrato nell'incontrare appunto queste persone, sin da subito, vi faremo vedere tra l'altro la prima persona che abbiamo intervistato, abbiamo portato qua oggi una selezione di Dario Olivero, che è il primo contadino che noi abbiamo intervistato, e a partire da lui, ma anche tutti i successivi, i suoi colleghi e colleghe, ci hanno tutti collocato le loro storie all'interno di una storia più grande, di una periodizzazione più generalizzata, che poi è la periodizzazione classica della storia agraria lombarda, cioè Rivoluzione Verde e quindi gli anni 40 e 50, gli anni 60 e 70 invece con la disattivazione, appunto, l'abbandono delle terre e un processo di antropizzazione delle campagne e quindi di trasformazione del territorio agricolo come spazio di residenza e spazio di produzione industriale. E poi invece gli anni 80 e 90 come anni ancora una volta di consumo di suolo, di sempre maggiore consumo di suolo, soprattutto nell'area periurbana milanese, ma anche gli anni appunto in cui diventa sempre più determinante la PAC, quindi la politica agricola comunitaria europea, e quindi l'interferenza con un territorio, con uno scenario più ampio, e lo sviluppo di piani rurali di sviluppo e di multifunzionalità che rientrano sempre appunto in questa logica di politica europea di sviluppo rurale. Se questa è la periodizzazione che tutti hanno fatto, noi poi abbiamo voluto fare un affondo sugli anni, ripeto, da partire dagli anni 90, quindi gli anni 90, gli anni 0 e gli anni 10, perché appunto abbiamo cominciato nel 2010, ma stiamo proseguendo e speriamo di poter andare avanti, insomma, con questo tipo di lavoro. E su questo abbiamo cercato proprio di capire come è cambiato il lavoro, proprio fisicamente, materialmente e tecnicamente, come sono cambiate le strategie produttive, sia la diversificazione produttiva, poi torneremo un po' nelle conclusioni di questa nostra presentazione, come sono cambiati i canali di vendita, le strategie di vendita dei produttori, anche la gestione della terra, le proprietà della terra e l'interazione con il mercato urbano, in particolare nella ricerca sul parco agricolo, la presenza di un mercato urbano che cambia profondamente, in particolare nell'ultimo decennio, interferisce molto poi con le trasformazioni delle pratiche e delle identità. E a questo punto Sara ci ritorna un po' nel presente per parlarci di identità. Faccio solo qualche osservazione teorica legata al tema dell'identità. Proprio perché diciamo, il tema dell'identità è un tema molto controverso in antropologia e soprattutto negli ultimi anni è stato fortemente criticato e in particolar modo perché è stato usato retoricamente nel discorso pubblico, nel discorso politico per rivendicare tutta una serie di retoriche dell'immanenza che in realtà l'antropologia si è sempre distanziata. Quindi non voglio farla particolarmente
particolarmente lunga su, su questo aspetto, perché poi sarà più bello e interessante vedere come le persone si descrivono rispetto a questo, ma diciamo, direi che l'identità come l'abbiamo intesa noi è sulla scia degli studiosi di Ramotti, per esempio, che ha scritto un testo che parla proprio di ossessione identitaria, quindi ci rendiamo conto di quanto questo titolo sia molto chiaro nell'esprimere anche una riflessione su questo concetto. Noi l'abbiamo intesa come l'esito di una o più scelte, come scelte che spesso sono anche in contrapposizione tra loro, quindi non hanno una linearità, e come qualcosa che comporta sempre una carenza di coerenza, di sistematicità, quindi qualcosa che è sempre fortemente in corso d'opera. Ecco. Tutto questo può sembrare astratto e lontano, ma quando gli agricoltori, per esempio, vi faccio degli esempi concreti che sono sempre più utili per capire questi concetti, quando gli agricoltori ci parlano della loro storia familiare, quindi di come il nonno, il padre, la sto mettendo al maschile, ma diciamo che negli ultimi anni si vedono aziende agricole gestite dalle donne, che di solito hanno ereditato dal padre o dal nonno, e a volte ereditano in modo molto vincolante, cioè il nonno al padre fino anche a 80-90 anni gestisce ancora, diciamo, in modo importante comunque l'attività. Però quello che volevo dire, quando gli agricoltori e le agricoltrici ci parlano di come loro fanno tutta una serie di scelte produttive, non ce ne parlano in modo lineare, come se non ci fossero conflitti, come se non ci fossero cambiamenti, come se appunto le dipendenze, per esempio, da tutte le politiche europee, da tutti i canali di vendita, per esempio dai cambiamenti che sono avvenuti banalmente con internet e quindi con la vendita diretta, tutto questo ha modificato fortemente il lavoro degli agricoltori, i quali di volta in volta mettono in piedi delle strategie che sono contestuali e che non sono, neanche così sempre gestite a tavolino in modo razionale. Quindi c'è un processo di cambiamento, di crescita, di scelta, che può essere molto diverso rispetto al lavoro dei padri o al lavoro delle madri, e che si pone in un'ottica di contemporaneità, quindi di quello che succede oggi e di come posso portare la mia azienda, il mio lavoro, le mie scelte più vicino ai clienti, più vicino ai mercati, più vicino a ciò che succede oggi. In questo senso usiamo il concetto di identità, quindi come uno strumento che ci permette di raccogliere una narrazione di sé, ma anche una riflessione sul sé, dove, come diceva giustamente Sara, il sé è, collegato fortemente a cosa si fa anche. In questo senso c'è una dialettica costante. E chi abbiamo sentito? Abbiamo sentito persone diverse. Abbiamo sentito persone diverse di cui proviamo a tracciare un profilo molto sintetico. Potrete poi, se la cosa vi interessa, sul sito di Avoce trovate invece molti più dettagli, molti più materiali, molti video ritratti, cioè proprio montaggi in cui si raccontano le storie delle persone che abbiamo intervistato. Però per provare a schematizzare, quindi appunto sintetizzare chi sono questi agricoltori e agricoltrici, vi possiamo appunto dire, già accennato Sara prima, sono circa oltre 30 le persone che abbiamo intervistato in questi 5 anni. Sono soggetti con profili molto diversi per dimensione dell'azienda, cioè noi abbiamo piccole proprietà familiari, ma anche grandi cooperative o grandi consorzi o imprese comunque medio-grandi con tecnici agronomi, tecnici enologi, per cui con anche una differenziazione di professionalità all'interno dell'azienda stessa. Diversi per filiera produttiva, perché in particolare nel Parco Sud, dove abbiamo voluto provare a guardare a 360 gradi appunto le diverse produzioni, e quindi abbiamo trovato allevamenti da latte, allevamenti da carne, da latte bovino, ovino, da carne, apicoltura, ortofrutta e trasformazione anche dell'agroalimentare, risicoltura, pioppicoltura, floricoltura anche, poi lo specifico della vitivinicoltura invece nella Val Poschiavo, e invece forme anche appunto diversificate della provincia di Como e anche forme di realtà di agriturismo e quindi anche con ristoro o alloggi. Poi sono soggetti molto diversi anche per generazione, già si è un po' accennato nelle cose che vi abbiamo detto, in particolare noi abbiamo individuato e incontrato persone di seconda e terza generazione, cioè
uomini, in particolare la seconda generazione, ma soprattutto uomini, accennava già Sara, perché sono quelli delle classi, diciamo, tra gli anni 40 e 70, quindi sono i figli della prima generazione di agricoltori che diventano conduttori diretti dopo la riforma agraria del 51. I figli di questa prima generazione nascono appunto tra gli anni 40 e 70, sono soprattutto uomini che ereditano la terra, quindi tra gli anni 70 e 80, hanno una formazione in genere superiore, molto spesso di tecnico agraria, quindi studiano presso gli istituti tecnici agrari, qualcuno ha anche la laurea, ma sono pochi, sono quasi sempre coniugati con donne che lavorano nel terziario, spesso part time, perché il resto del tempo lo lavorano invece in azienda, e oppure nel tempo vengono poi ricollocate direttamente a lavorare a tempo pieno in azienda, anche le mogli. Sono genitori di figli che quasi sempre decidono di proseguire l'attività agricola e quindi di prendere in mano le aziende. E poi arriviamo quindi alla terza generazione, cioè a quegli agricoltori nati tra gli anni 70 e 90, quindi nipoti di quelli che nel 51 hanno iniziato a diventare proprietari di terra. Qui troviamo molte più donne, quindi sono ai più suddiviso, cioè una maggiore suddivisione tra uomini e donne. Anche qui arrivano quasi sempre all'attività agricola per provenienza familiare, cioè perché ereditano la terra o perché condividono questa eredità, quindi questa proprietà. Hanno sempre una formazione superiore, non sempre agraria, ma spesso magari in una scuola, in un liceo, e qua molto spesso anche una formazione universitaria, in alcuni casi anche un dottorato in agraria, perché una formazione molto qualificata. Sono poi diversi anche per profilo lavorativo e professionalità, l'abbiamo già accennato, abbiamo intervistato mungitori, ma anche appunto dei casari, degli agronomi, degli enologi, degli apicoltore, quindi anche con professionalità molto diversificate. E adesso, dopo questa presentazione, vi facciamo vedere. Proponiamo alcune facce, alcune voci, alcune storie, e Sara vi dirà, farà una piccola introduzione su chi sono. Tenete presente che noi abbiamo selezionato di tantissimo materiale dei brevi stralci, quindi sarà 2-3 minuti ogni testimone, vogliamo far vedere 5 casi. E sul sito trovate tutto, quindi se vi appassiona l'argomento potete, come dire, guardare tutto il materiale di ricerca. E gli stralci che vi facciamo vedere sono quelli di cui vi abbiamo parlato fino ad adesso, ovvero di come pratiche e identità si incontrano e si amalgamano, e come le persone definiscono se stesse sulla base proprio di queste pratiche. La prima persona che andiamo a incontrare è Dario Olivero, che è stato in assoluto il nostro primo intervistato per il progetto sugli imprenditori agricoli del Parco Agricolo Sud. E Dario Olivero, insieme alla moglie Renata Lovati, che è una bellissima, insomma, è Renata in realtà, che eredita la terra, e il padre gli ha fatto chiaramente capire che se non l'avesse sposata non sarebbe andato a lavorare su quella terra, quindi loro erano molto, come dire, figli della cultura degli anni 70, molto hippie, molto liberi, invece il padre li ha messi subito di fronte a una scelta ben precisa: o vi sposate o qui non se ne fa nulla. Quindi loro ereditano la terra, iniziano l'allevamento di vacche, avrebbero tantissimo voluto poter allevare le brune alpine, che sono, come dire, un tipo di vacche che sono soprattutto appunto in alpeggio, ne abbiamo incontrate tante per esempio nelle montagne comasche, invece proprio per questioni economiche devono ripiegare sulle frisoni, forse le avete già viste, quelle che hanno quelle macchie bianche e nere, che sono soprattutto la maggior parte delle vacche da latte in Lombardia, sono frisoni non soltanto. E dagli 2010 avviano una conversione al biologico, e quindi l'azienda inizia a cambiare le pratiche di lavoro attraverso appunto una serie di protocolli che sono legati all'allevamento e alla produzione di latte di tipo biologico. E Dario Olivero ci fa insomma, lo sentirete voi stessi, ci racconta di come di cosa vuol dire essere contadino, imprenditore agricolo e nuovo contadino, ce lo fa vedere, ce lo fa capire molto bene. Diciamo che c'è stata negli anni appunto del dopoguerra un'evoluzione abbastanza grossa appunto sul concetto di contadino, nel senso che aveva assunto
una valenza sociale negativa, no? Non c'è del contadino, cioè la fronte all'Italia che andava avanti, l'Italia degli anni 50-60, che si industrializzava, il contadino era quello che restava indietro rispetto all'Italia che evolveva, no? Si è cercato di ridare dignità al concetto di contadino introducendo il concetto dell'imprenditore agricolo, quindi valorizzando una figura professionale autonoma che faceva una serie di scelte autonome, giocandosi i suoi capitali, la sua roba, e quindi andando a equipararlo a tutta quella larghissima fascia imprenditoriale italiana, che è quella che ha determinato il boom e che è quella che ancora oggi determina l'ossatura della nostra struttura economica produttiva, cioè tante piccole realtà, piccole e medie realtà diffuse. Quindi c'era questa idea che è stata molto apprezzata ed è attualmente ancora molto apprezzata in Campania, cioè oggi uno si definisce imprenditore agricolo. Ultimamente, e vi dico ultimamente sulla spinta di riflessioni di tipo sociologico sostanzialmente, non perché quando è un sociologo, e poi comunque anche in Italia, se l'Università della Canale, cioè, che tende molto su questi aspetti sociologici della trasformazione della società e della cultura, si è ripreso il concetto di contadino introducendo quell'aggettivo di nuovo, per valorizzare un aspetto sostanzialmente, che di fronte alla crisi grossa che ha colpito in tutto il mondo il settore agricolo, qual è quell'agricoltura che ha saputo meglio rispondere ai fattori di crisi? No? È quell'agricoltura che ha negato il concetto di specializzazione, no? Cioè quella che in qualche modo ha negato il concetto di imprenditoria, anche se siamo molto morti su questa roba, no? Cioè laddove la specializzazione produttiva è stata portata al massimo, quell'azienda è quella che ha più sofferto la crisi economica. Qual è quell'azienda invece che ha meno sofferto? Quella in cui gli elementi della contabilità, per esempio l'accoglienza, quindi per esempio la vendita diretta, cioè il rapporto diretto con il consumatore, per esempio il non far troppo riferimento al mercato in termini di acquisizione di beni primari per giustificare la produzione di beni di vendita, no? Ecco, quindi si è partiti da un'analisi economica, quella che è l'azienda che ha risposto meglio alla crisi di mercato, ricreando una figura che è quella dell'uomo contadino, che quindi è quello che uno che ha recuperato degli elementi tipici della propria storia, anche se viene mancata, no? Che sono la complessità dell'insieme delle sfaccettature possibili. Per cui oggi parlare di nuovo contadino è superare quella visione contadinesca post-bellica, che invece era negativa, cioè quello che restava indietro, per andare a determinare la nuova figura che è quella che sia, quello che si adegua meglio alle condizioni trasformate di un'economia diversa. Quindi c'è un discorso storico molto profondo, che viene sintetizzato in una sigla. Se tu conosci il discorso sociologico, la sigla ha un senso, nuovo contadino. Se non lo conosci, dici, ma perché quello dice così? Quindi, per capire che ci sei molto, molti rifiutano l'idea di essere un nuovo contadino. Ti dicono, ma come? Io sono venuto fuori, soprattutto gli anziani, sono venuto fuori dalla guerra, da quelli che sono una ragazza puro, sono riuscito ad entrare nel territorio, adesso tu mi vuoi chiamare contadino, ma parte presa, non esiste. Ma poi i contadini sono molto spesso gente che non ha riferimento storico con quella roba lì, ma che viene, che ha elementi di adesso, della sua città di adesso. Diciamo che c'è stata negli anni appunto nel dopoguerra, ecco, avete capito che questo è il primo agricoltore che abbiamo incontrato, ci sembrava di partecipare a una lezione, cioè se ci fosse stato lui avrebbe fatto una lezione molto, come dire, più bella e interessante sicuramente della nostra. Quando possiamo ce lo portiamo. Esatto, proprio quando possiamo, come dire, chiediamo sempre di partecipare agli incontri che facciamo. La seconda testimonianza è di Danilo Banfi,
anche lui alleva vacche da latte, è uno delle poche aziende sopravvissute nella Valle d'Olona, il progetto quello che abbiamo fatto sulla Valle d'Olona, e è stata un'azienda avviata dal padre negli anni 70 che i due fratelli hanno preso in mano e hanno portato avanti negli anni. Sono poi quelle tipiche figure importanti per la Lombardia, operaio contadino, no? Che affiancano all'attività del lavoro contadino o del lavoro, come si definirà meglio, imprenditore, anche un lavoro in cui per esempio lavora nell'informatica, nel terziario avanzato. Quindi, come dire, hanno questo doppio ruolo. E gestisce l'azienda insieme al fratello che lavora presso il Consorzio Lona. Quindi si occupa in realtà di un tema diverso, ma mentre lui ha a che fare con la stalla, il fratello invece ha a che fare invece con tutta la produzione del foraggio che poi va, come dire, a impattare sulla stalla. Ma purtroppo mi devo definire più imprenditore. Avrei preferito più essere chiamato ancora contadino e dedicarmi solo al lavoro della terra. Ma purtroppo non è così, cioè, però adesso dico purtroppo, però obiettivamente deve essere così, insomma. L'agricoltore adesso non si può solo occupare solo della terra, cioè deve avere una gestione di tante altre cose, cioè hai parecchie altre cose da seguire, devi anche valutare il discorso economico, dove investire, quando investire, come gestire i soldi, come... Quindi obiettivamente si diventa un po' imprenditori, perché un agricoltore, se vuole andare avanti, deve continuamente spendere, però bisogna fare anche attenzione a spendere, quindi l'imprenditore deve fare l'imprenditore. Purtroppo è preferito a volte dedicarmi esclusivamente all'agricoltura, magari un po' più, per me la passione della cosa è sicuramente più... dà più soddisfazioni che non magari passare ore in ufficio a cercare o in banca per mettere il finanziamento o in ufficio per fare determinate carte da presentare, eccetera, eccetera. Saresti riuscito a tenere questa azienda se lei e suo fratello non avesse ancora un lavoro, cioè soltanto con i problemi, esatto, economicamente, solo con i problemi del lavoro? No, perché noi abbiamo fatto... È una scelta molto concorrente perché nessuno ci ha appoggiato, non dico finanziariamente, economicamente, appoggiato dal punto di vista di proprio di dire hai fatto la scelta giusta quando abbiamo deciso di mettere in piedi questa struttura, perché nel 2008 investire con un investitore, una struttura che non costa quanto, non c'ho niente, per portare avanti un'attività agricola e aumentarla, a quell'epoca pochi l'avrebbero fatto. Poi noi, vabbè, soldi non avevamo, insomma, non è che siamo arrivati. Quindi obiettivamente adesso siamo in una situazione dove le difficoltà economiche sono parecchie. Noi abbiamo questo da portare avanti nella nostra situazione, parlo, cioè la situazione non è la nostra per tutti. Nella nostra situazione, cioè noi, quindi abbiamo costruito una stalla, un'azienda che, grazie a mio padre tutto quello che ha fatto, ma questa struttura qui l'abbiamo messa in piedi noi negli ultimi 7 anni, quindi è stata gravosa economicamente, e lo sarà ancora per un po' di anni, quindi economicamente non so se sarà in contatto. Ci sarebbe un'altra questione, diciamo che il tempo corre, vorrei farvi vedere anche altri e quindi questo lo saltiamo. Cristina Binda, vi vorremmo presentare Cristina Binda, lei fa parte del progetto che abbiamo realizzato per Agricoltrici per Scelta, è il progetto che si svolge sulle montagne cremasche, dove abbiamo incontrato quasi esclusivamente, tranne un caso, donne che hanno scelto di fare agricoltura, di farlo in zone svantaggiate, qui non si vedono esattamente le zone, in questi brevi stralci, ripeto, se vi interessa, invece sul sito c'è molto più materiale, e lei ha ereditato l'agriturismo, ha ereditato la cascina dai genitori,
e ha iniziato un percorso agrituristico dove presenta soprattutto i suoi piatti, la sua rivisitazione dei piatti. Ma come dire, questa è una minima porzione del suo lavoro, nel senso che c'è tutta la gestione di cui lei parla molto bene, la gestione dei prati, la gestione dei boschi, la pulizia dei boschi e dei prati, che ha a che fare con veramente un lavoro importante. Vive da sola in questo bellissimo, senza dubbio, questa bellissima vecchia costruzione tenuta molto molto bene, ma come vedrete in una zona svantaggiata. Lei vive con i suoi due bambini che quotidianamente deve portare a scuola, quindi scendendo con un Range Rover in una strada molto impervia, facendolo di giorno e di sera per portare i suoi bambini a scuola. E lei, come dire, ci ha raccontato invece qual è la sua visione dell'agricoltura e la visione di se stessa. Io sono una contadina. E perché? Che differenza c'è? Io ci credo molto, penso che il futuro dell'Italia sia proprio fatto di piccole cose. Mi sembra che le piccole cose funzionino molto bene. Quello che si crea all'interno di un'azienda contadina è, diciamo, qualcosa di micro ma che funziona. Cioè, perché comunque tu produci quello che serve per famiglia, produci una parte di reddito che serve per la tua famiglia, poi è vero che in 2 mesi se sei un pochino più proprio, nella mia casa ormai è difficilissimo perché io vivo in una zona svantaggiata, cioè io già sto cercando, sto conservando un'azienda praticamente in un posto che è veramente difficile, cioè non ci per tantissime persone a vivere in una cosa del genere. No, io sono una contadina. Ecco, è veramente un breve straccio, però tanto se siete nella zona di Como vi consiglio anche di andarci perché è veramente un posto bellissimo, si mangia molto bene. E l'altra testimonianza che la vorrei tenere un po' più lunga è quella di Sofia Montorfano. Lei potrebbe essere definita, come ci ha detto Dario Rivero, una nuova contadina. Lei si occupa di produzione di piccoli frutti, di fattorie didattiche, e sempre nella zona di Cantù, e inizia, come dire, come salariata, quindi inizia a lavorare per questa azienda, poi prendendone invece le redini e affittando le terre e cercando di lavorare attraverso appunto la raccolta dei piccoli frutti, la fattoria didattica, l'accoglienza, la multifunzionalità, e insomma, la guardiamo. Di un posto, di tanti bambini, cioè, comunque ogni volta che io mi invento di fare
fare qualcosa, mi accodo delle responsabilità. Ogni anno anche la gente ha delle richieste diverse. Il mercato cambia, cambiano le esigenze. Io so che vedere il centro estivo come una forziere per me, ma se l'anno prossimo mi esce la moda del centro sportivo o c'è qualcuno qua vicino che ha una cosa migliore della mia e io faccio solo quello, non cambio. Allora c'è sempre la ricerca del nuovo, delle innovazioni, del qualcosa che gli altri non danno, no? E però per fare questo ci vogliono strutture, ci vogliono preparazione, attrezzature, personale, soldi. Mi sto proponendo perché la gente cerca di stare qua, nell'agio e nei servizi. Bisogna un po' mediare e dare un po' alla gente quello che cerca e nello stesso tempo però rendere accattivante un posto che magari loro non avrebbero mai vissuto e mai neanche cercato. Apprezzo moltissimo il fatto di essere riuscita a creare un posto dove dare l'opportunità alle persone di sperimentare quanto io sto sperimentando purtroppo per fortuna sulla mia pelle. Quindi il fatto di avere persone che dicono ma posso mi consigliare a provare a raccogliere i miei figli? Vieni prova, questo anche quando viene a comprare un vestito. Capisci davvero qual è il valore di questo prodotto, il valore dell'altro prodotto. E soprattutto capendo il mio metodo di agricoltura, capisci quanto vale anche il mio lavoro all'interno della gente e quindi quanto vale il mio lavoro anche per te persona che vieni qua magari la domenica a mangiare su questa terrazza con i tuoi figli. Do alle persone un'opportunità di vivere un'esperienza, un altro ambiente, un'altra soluzione di passare magari il pomeriggio, la giornata, la propria famiglia. Mi piace proprio che il mio lavoro sia fonte di benessere anche per altre persone, per l'ambiente di me e anche per altre persone. Qui stiamo partecipando a un sistema di garanzia partecipata, l'SPG. Siamo controllati da un'altra azienda agricola che produce uguale a noi. Oltre a questo produttore viene un tecnico e poi ci sono dei consumatori che sono o privati cittadini che si approcciano al consumo di prodotti delle aziende agricole dirette oppure sono dei facenti parte dei gas o facenti parte di mercati agricoli. Questo cosa ci porta? Ci porta che chi comprerà il nostro prodotto sa che è un prodotto che è stato garantito da persone che come loro lo comprano. C'è proprio dietro anche una garanzia che l'azienda lavora sulla società, non soltanto come produttore, ma a tanti livelli, perché comunque l'agricoltore consapevole ha veramente un grande potere nei confronti del mantenimento dell'ambiente. Siamo alla base della piramide alimentare, qualsiasi cosa ci sia nella piramide alimentare, da vegano, vegetariano, a carnivoro, noi come agricoltori siamo alla base. Emergono un po', adesso forse saranno più chiare anche alcune cose che vi dicevamo prima, no? Per esempio tutti i temi legati alla produzione di cibo, ma all'eticità anche e alla cura del suolo, quello che sta avvenendo anche una riflessione più ampia, no? Su quello che sono i diritti umani, le produzioni, i diritti umani legati alle produzioni agricole. Quindi spero che attraverso queste testimonianze sia anche più chiaro magari quello che ci siamo detti fino adesso. L'ultimo ci tengo moltissimo, è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, è l'HFOD, che è un mungitore. È un mungitore che proviene dal Marocco, che vive in Italia ormai all'incirca da 30 anni. Lui ha una storia molto interessante, nel senso che lavora per una cooperativa che in Lombardia che fornisce personale alle diverse aziende nel momento in cui non ce l'hanno, perché per esempio sono in malattia, sono in maternità, non possono proseguire l'attività agricola, che come ben sappiamo è 360 tutti i giorni dell'anno, quindi c'è bisogno di personale costante. Oppure stagionale. Esatto, questa ricerca si differenzia un po' anche nei temi rispetto a quelli che abbiamo sentito fino ad adesso.
vorrei dirvi che non nasce dal nulla, nasce però da un bellissimo lavoro che ormai viene fatto, che è stato fatto ormai da circa 2 o 3 anni, di una ricerca che la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura, sta facendo insieme alla Facoltà di Agraria sulle coltivazioni degli agricoltori non comunitari in Lombardia. E quindi chi sono questi agricoltori non comunitari, che cosa coltivano, quali sono le nuove coltivazioni che portano e quali sono le nuove pratiche. Quindi sono già 2 anni che ci sono dei rapporti annuali su questo tipo di nuova prospettiva e abbiamo potuto conoscere Rachel Fodi che ci ha dato insomma un bello spaccato di quello che è il suo lavoro e ancora di più un'ospitalità eccezionale con sua figlia che vuole fare a tutti i costi la mungitrice, ma credo che come dire, non ce la farà ad abbattere il muro, non perché ci siano dei veti di nessun tipo, perché comunque credo che suo padre, che fa questo lavoro da 30 anni, si renda conto della fatica, del fatto che comunque ti alzi alle 3 del mattino, devi essere lì alle 4 del mattino, devi banalmente come dire, munge dalle 170 alle 250 vacche la mattina e il pomeriggio, quindi è un lavoro molto fatto tutto da solo e quindi insomma per la figlia è qualcosa di diverso. Comunque non parlo ce l'hanno qualcosa, si sta bene, non lo so chiedere se ti sai cosa. Ma disegnare il forno, per un po' di forno esatto, quindi la mobile di 2 volte al giorno. Il mattino la sera, per imparare, solo monte, corsi, battaglie di bomba, basta, però per imparare, come dicevo, fare la nostra pena, ci vuole il tempo. Io sono vent'anni di questo mestiere, se mi dici, mio, dove imparare questo? Qua, in Italia, però, imparate una, perché io giro al minimo 12, 13 casinati di più al anno, questo lavoro. Poi 200, 240,
piedi o al volo, ma poi c'è una cosa da calcolare, sarà un futuro. Come entra la moca? Dall'ambiente della moca ti dice subito il numero della moca. Ti dice subito di usare. Anche se l'ape non volo, ti viene la medicina da portare via l'ape, ti dice che l'ape non volo. Vorrei solo dirvi una cosa rispetto a questi montaggi. Il modo in cui lavoriamo implica sempre che le persone riguardino il montaggio e che in qualche modo lo approvino. Cioè, non sappiamo molto bene, ci sarebbe un lungo discorso da fare sul lavoro che si fa con il video e su tutte le strategie anche che ci sono per eventualmente mettere in evidenza qualcosa o nasconderlo, e il montaggio di per sé, il taglio di per sé è fortemente implicato in questa messa a fuoco o in questa messa in ombra di quello che stiamo raccogliendo. Quindi quando noi lavoriamo e facciamo dei montaggi più brevi o più lunghi, torniamo sempre dal testimone e gli diciamo: ti ci riconosci, è quello che hai detto, è quello che volevi dire, ti va bene? Come dire, il fatto che abbiamo utilizzato questi spezzoni, ci deve essere un lavoro partecipato e condiviso. Questa è una, come dire, delle riflessioni che abbiamo fatto sempre lavorando con il video. Lo stiamo facendo anche adesso in questo dipartimento con il lavoro su Sesso San Giovanni, ma diciamo in questo l'abbiamo un po' rodato in questa fase di lavoro sull'agricoltura. Sono le 6, io vorrei fare brevemente, veramente molto brevemente, delle conclusioni. Spero che, come dire, tutto questo lavoro di restituzione che abbiamo visto attraverso le testimonianze, di cui poi voi avete visto soltanto, come dire, le interviste e diciamo il discorso diretto, poi ci sarebbero tutte le riprese del lavoro, le pratiche, quello è anche una parte importante. E essenzialmente ci ha fatto capire, vorremmo dare delle conclusioni molto provvisorie perché appunto è un lavoro in corso d'opera, quindi crediamo che ogni piccola nuova ricerca che riusciamo a fare, che sia un'intervista, un lavoro più consolidato, ci dà la possibilità di scovare nuovi modi, nuove pratiche, nuove riflessioni sul lavoro agricolo, in questo caso in Lombardia, ma tenendo sempre presente che ha orizzonti anche molto più ampi, come banalmente ci ha fatto vedere Mimmo. Come vi dicevo prima, Van der Ploeg ci dice che ci sono due modi di fare agricoltura, un modo contadino e un modo imprenditoriale, e che ha delle caratteristiche specifiche. Quello che noi abbiamo visto nella nostra ricerca è che queste caratteristiche così ben delineate da Van der Ploeg sono molto più sfumate nel nostro lavoro di ricerca, non sono così suddivise. In particolar modo possiamo dirlo nel Parco Agricolo Sud, dove c'è veramente una sovrapposizione di stili di impresa, di piccole e medie aziende, di grandi aziende. Per esempio c'è una delle più importanti, la più importante azienda di vacche da carne della Lombardia, che serve, come dire, la grande distribuzione organizzata. Però anche in quel caso, che è comunque un modo, potremmo definire, di fare agricoltura in modo imprenditoriale, non abbiamo notato, come dire, le caratteristiche così nette di cui ci parlava per esempio una disconnessione forte con la natura. Quello che invece notiamo sempre di più che c'è una forte riflessione in questo senso, rientriamo in questa idea della post-contabilità, di tutti gli attori che sono coinvolti nell'allevamento, nella produzione, nella gestione della terra, di una maggiore attenzione alla sostenibilità della produzione. Questo chiaramente con modi e forme diverse, ma con l'idea di usare sempre meno fitofarmaci, sempre, come dire, meno pratiche invasive che rendano per esempio il suolo della terra non più fertile, oppure con un'attenzione particolare alle fonti non rinnovabili, quindi dicevo prima il suolo, la terra, che in generale, in particolare il suolo e l'acqua. Quindi noi ci siamo fatti un'idea che da quella che abbiamo chiamato la rivoluzione verde si passa invece a una rivoluzione di sistema, dove quella rivoluzione di sistema è proprio l'idea di una sempre maggiore sostenibilità. E questo ha implicato strategie molto diverse, sia per le piccole e medie aziende che per le grandi e medie aziende.
Però quello che ci interessava mettere in evidenza, al di là delle strategie di cambiamento, è perché è avvenuto questo cambio di paradigma. E quello che noi abbiamo riscontrato è che una delle fucine proprio di cambiamento sono stati i consumi che sono avvenuti e una riflessione sul consumo che è avvenuta nelle grandi città. Milano, per esempio, proprio con un cambio di attenzione, una maggiore attenzione per quello che è lo spazio rurale, per quello che è il mondo verde, seppur a volte letto in modo romantico, a volte un po' idealizzato, ma questo non è così importante, ha creato anche una serie di consumatori attenti non soltanto a ciò che si mettono nello stomaco, ma anche alle pratiche che, questo, che comportano la produzione di beni e di beni alimentari. E quindi, come dire, i cittadini che, insomma, le teorie di un forte dualismo tra la campagna e la città, invece dal nostro punto di vista trovano una forte interazione, cioè laddove i cittadini hanno comunque trovato stimoli e hanno comunque fatto una riflessione che ha comportato un cambio di consumo, questi si sono riverberati a loro volta sulle pratiche degli agricoltori che ne hanno, come dire, letto la dinamicità e ne hanno accolto i cambiamenti. E ritorniamo ancora prima a questa idea della pluralità di scelte, di quello che avviene in modo discontinuo e di come siano molto scelte contestuali. Vorremmo lasciare una decina di minuti per insomma, qualche riflessione, se avete voglia di farla con noi, se banalmente vi è piaciuto. Sì, delle domande, se vi è piaciuto il lavoro di ricerca. Io volevo chiedere se c'è un corso di implementazione del concetto di agricolo in città, come una città come Milano, oppure può essere un'altra città, per esempio, del vicino Piemonte, come Alessandria. Cioè, nel senso, io vado in città e guardo c'è una mancanza verso l'ambiente, cioè dove vado al supermercato e non so dove quei prodotti vengono, o questa è la nostra parte della sì. Sì. Andare al supermercato e non sapere da dove arriva quel prodotto è veramente impossibile. Anche al mercato rionale hanno l'obbligo di scrivere da dove arriva, come sarà quella. La tracciabilità della fonte non vale solo per gli storici, ma vale anche per i produttori della filiera agroindustriale. Perché ormai è tutto industrializzato, cioè, se ci pensiamo, più o meno. Sì, ma in un caso quanto nell'altro, cioè là dove c'è la vendita diretta, anche questi agricoltori che noi abbiamo incontrato, molti di loro hanno una vendita diretta in cascina, oppure sono consorziati con altri agricoltori, ad esempio attraverso alcuni circuiti, consorzi appunto di vendita diretta, di commercio ecosolidale, di appunto la rete dei gas, dei gruppi di acquisto. Anche le realtà più piccole, abbiamo visto prima la fotografia di questi prodotti, ad esempio questi che sono produttori, fanno ortofrutta, in particolare piante selvatiche spontanee, oppure questo che produce il pollo brianzolo, quindi è proprio una soluzione molto, se vogliamo, anche molto artigianale, molto casalinga. Hanno comunque tutti obblighi molto stretti dalla comunità europea sulla tracciabilità del prodotto alimentare che viene messo in vendita, tanto nella grande distribuzione quanto nella vendita diretta o attraverso i canali alternativi come internet piuttosto che le reti di gruppi di acquisto. Quindi da questo punto di vista diciamo che l'informazione sulla provenienza e sulla lavorazione, quindi su come vengono macellati, su come... Questo è assolutamente presente in tutte le realtà, ma perché è un obbligo di legge, per cui ci sono proprio degli elementi molto, molto vincolanti. Anche se adesso si partecipa al mercato della domenica, dove arrivano alcune realtà, anche queste piccole realtà hanno tutte un librone di informazioni molto precise su come si produce, come si lavora quel determinato alimento che viene messo in vendita. E lo stesso, a maggior ragione, nella grande distribuzione. Ad esempio questo è uno dei maggiori produttori di ortofrutta, un consorzio produttore di ortofrutta per tutti i principali supermercati italiani.
italiani. L'intorno, vedete sullo sfondo dei campi dove stanno raccogliendo i cavoli, si vedono capannoni, perché qui siamo a Settala, in mezzo a uno dei centri nevralgici di GDO, di grande distribuzione logistica. E insieme alla logistica abbiamo il produttore che poi rifornisce a Selunga, a Coop e altri grandi marchi. Quindi in questo senso devo dire appunto, ed è una cosa che loro ci raccontano sempre, che ormai parte del loro lavoro è anche quel tipo di lavoro, cioè costruire tutte le informazioni che sono necessarie per poter poi mettere in commercio, sia che si dia al consorzio, sia che si dia al consorzio di produttori di latte, perché quasi tutti loro, sì, magari vendono una piccola quantità direttamente di latte crudo in bottiglia, ma tendenzialmente vendono ai grandi consorzi che poi fanno la trasformazione della centrale del latte, Granarolo, in ogni caso devono sempre fornire informazioni molto dettagliate e complete. Se vuoi fare un fenomeno internazionale, un fenomeno che di crescita, non ho dati quantitativi, neanche in realtà storici, cioè non so dire esattamente perché non abbiamo studiato in modo specifico questa rete, ma l'abbiamo intercettata in alcune delle realtà che abbiamo incontrato, quindi non so esattamente i numeri e appunto origine, diffusione, è stata molto diffusa a livello europeo, ma anche nelle Americhe, nel Nord America in particolare. Ed è appunto una rete di scambio di manodopera con ospitalità, col meccanismo appunto dell'au pair, per cui l'agricoltore, ma anche l'agricoltore non formato, cioè si può, ovviamente c'è poi un profilo che viene dettagliato, quindi in qualche modo come per gli Erasmus, cioè una selezione, poi quindi anche in funzione delle tue richieste, delle tue aspirazioni e delle domande, delle possibilità, delle offerte che ci sono, ci si incrociano poi domanda e offerta, e viene dato appunto vitto alloggio in cambio di lavoro non retribuito, e possono essere periodi più o meno lunghi in posti diversi appunto. Per esempio Cristina Binda, quell'agricoltrice che si è ancorata bellissima in Pervia, aveva ospitato per diversi mesi un ragazzo neozelandese, e poi questo è molto bello perché poi si creano delle reti di lavoro, di affetto, di confronto proprio tra ciò che si può fare, ciò che si fa lì, ciò che si fa qui, e quindi abbiamo incontrato diversi, ma un'altra agricoltrice che si chiama Irene Di Carpegna, che non c'è in questi video, cioè la potete vedere sempre sul nostro sito, anche lei utilizza moltissimo, ha una rete di ragazzi che provengono da tutto il mondo e che poi chiaramente c'è un aspetto di vacanza anche, di, no? Come è giusto che sia, diciamo, dopo le tue ore di lavoro ti fai anche un po' di vacanza. Tra l'altro in realtà è davvero anche molto interessante come scambio di informazioni, sì, di pratiche, non solo pratiche di produzione, ma soprattutto pratiche di vendita molto diverse. L'esempio di cui ci parlava prima Montorfano, di questo nuovo consorzio che si è costruito tra consumatore e produttore, anche per un controllo di qualità della filiera appunto, è una pratica che ad esempio in Francia è molto praticata, e addirittura per quanto riguarda il finanziamento ai produttori agricoli, cioè si creano dei consorzi tra consumatori e produttori che permettono anche il finanziamento, quindi di bypassare poi il finanziamento attraverso i canali bancari, ma costruire reti di questo tipo. In Italia si sta sperimentando alcune cose attraverso la rete dei gas, ad esempio proprio Irene Di Carpegna ci raccontava di come loro stanno ristrutturando una parte della cascina mettendo un impianto fotovoltaico attraverso il finanziamento diretto di un gruppo di gasisti, per cui si crea questa sinergia. E questi scambi internazionali in realtà permettono anche di confrontarsi su pratiche diverse e quindi anche importare ed esportare pratiche. Ad esempio la rete del gas è una rete tipicamente italiana, in Germania o in Francia non sono costruite in questo modo, quindi ci sono poi anche invece esperienze che si possono esportare. Dico una cosa che non è esattamente una domanda, una riflessione che mi veniva ascoltandovi. Perché tutta questa galassia di queste ricerche in realtà è un'idea parzialissima della prima, anzi di una delle due prime, perché poi su una è... E come è ovvio, voi che siete quelli che lo sanno meglio,
all'ombra di tutte le categorie che stiamo usando sulla ricerca su Sesto San Giovanni, mi colpiscono delle risonanze, perché tra i fattori di produzione, tra il lavoro capitale, uno tende a pensare alla terra come un mobile, e invece qui c'è una velocità di cambio, un grande cambiamento, una velocità di cambiamento straordinaria, e anche un cambiamento in un senso che diciamo così, ambiguo, quel punto che Van der Ploeg chiama disattivazione della terra, abbandono della coltivazione, insomma, risuona le nostre dismissioni industriali, così come la post-contadinità risuona post-industriale. Vi ho ascoltato con molto interesse, sia per tutta la prima parte, che così importante, sia per questa seconda. Tra l'altro, le fotografie sono molto belle. Sì, Giglio, il fotografo con cui lavoriamo da questo progetto. Questo è Umberto Giglio, che è lo stesso che sta lavorando sulle dismissioni. Avevo letto prima di Goronzio, invece. Di Goronzio ha fatto quelle sull'Olona, quindi forse hai intravisto qualcosa della ricerca in Valle Olona, avevamo delle foto, avevamo di Goronzio come fotografo. No, quello che dicevi però, Roberta, è molto vero, l'abbiamo notato anche noi nel farsi del lavoro, no? Credo che in parte ci sia qualcosa legato proprio alla nostra regione, che da sempre ha un connubio di figure, possiamo chiamare figure professionali che si incontrano, no? Quindi quello che dicevo prima, l'operaio e il contadino, da sempre, come dire, l'operaio, quando del contadino diventa operaio, mantiene una parte anche di presenza su una piccola porzione di terra, e questa transizione non avviene mai completamente, c'è sempre quindi una compenetrazione dei due ruoli, qualcosa che abbiamo visto anche a Delfi, quando dal terreno verde, diciamo, arriva l'industrializzazione, quelli che erano stati contadini mantengono le loro proprietà e allora si ritagliano anche degli spazi per poterle continuare a coltivare. Quindi questo l'abbiamo visto, forse è una peculiarità, potremmo dire, tipicamente italiana, neanche lombarda, tipicamente italiana. Sul doppio lavoro. Sul doppio lavoro. Molto... grazie, si è scritto anche molto. Ci sono tante risonanze tra tutti i progetti che stiamo facendo. Ultima cosa, quel discorso che facevate invece un attimo fa su Wilfer, li casellereste anche questi nella categoria di post-contaminità di questa emergenza delle reti, oppure no, un'estensione impropria? Non lo so. Ripeto, purtroppo li conosciamo molto poco. Li conosciamo poco. Intercettato, io quasi forse più per esperienza personale che non per esperienza di studio, nel senso che ho conosciuto anche degli Ufer e la conosco come rete, ma non... quindi non so quale sia appunto la sua storia e il suo sviluppo. Michele, io penso che ci sia una... probabilmente in realtà è un'esperienza che nasce più anticamente, cioè credo che sia in qualche modo legata, perché comunque ha questo forte spirito internazionalista, quindi probabilmente nasce in anni legati appunto agli anni 60-70, sicuramente credo che abbia avuto uno sviluppo contemporaneo assolutamente sovrapponibile e sovrapposto invece allo sviluppo appunto dell'interconnessione alla globalizzazione, cioè credo che ci sia senz'altro una sovrapposizione dei due fenomeni. Credo che sarebbe davvero più interessante, forse, ma azzardo, fa parte di tutti quelle movimenti, iniziative che nascono dopo la seconda guerra mondiale per il mantenimento della pace. Sì, credo che possa essere legato un po' questo internazionale. Ma credo, su questo bisognerebbe, per esempio, non so, l'Erasmus stesso nasce un po' con questa idea, il Socrates dopo, ma anche tutti quei progetti per esempio di intercultura, in cui gli studenti vanno un anno all'estero ancora quando sono nelle scuole superiori, quindi credo che nasca all'interno di questo movimento più ampio di mantenimento della pace, che nasce proprio dal conoscersi, banalmente, da scambiarsi pratiche, idee, vita vissuta, da diventare amici. Esiste un sito, un sito che poi è quello che appunto si usa, cultura, esatto. Credo che sia un po' questa esperienza.
cioè c'è la rete italiana e poi c'è quella. Quello che ci ha colpito molto è che, per esempio, nel caso di Cristina Linda, non soltanto questo ragazzo neozelandese è stato accolto da lei, che è giovane, la vedete, quindi, ma anche dai genitori, che come dire, no, sono proprio, insomma, si è aperto uno spaccato familiare. Sì, di l'azienda accoglie fisicamente sì, in casa propria, sì, cioè sì, non sì, sempre c'è la possibilità di avere un appartamento, no, quindi in no, genere sono ospiti esattamente con la soluzione dell'au pair, esatto, quindi c'è proprio anche una convivenza. Sì. Però se volete sapere di più potete andare a cercare su UFF, hanno anche una pagina Facebook anche loro. Bene, grazie. 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 Grazie.